Poi questo lo dobbiamo passare. Ecco il suo. Grazie Santo Padre, innanzitutto grazie. E lei ha scelto due paesi interessanti per visitare, e due paesi molto diversi, però con qualcosa in comune, che è una chiesa piccola, ma una chiesa in ognuno di questi paesi, una chiesa piccola ma molto attiva, piena di gioia, piena di gente giovane e piena di uno spirito di servizio per tutta la società. Noi certamente abbiamo visto tanto, abbiamo imparato tanto, però ci interessa anche cosa lei ha visto e cosa ha imparato lei. E cominciamo subito. Saluto prima. Saluto prima. Salute? Saluto. Sì, 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 si vuole salutare prima delle domande, sì. Buonasera. Se pensiamo qui, o buon pomeriggio se pensiamo a Roma, no? Vediamo alla prima. Grazie tanto, grazie tante del vostro lavoro. E come ha detto Greg, sono due paesi molto interessanti, con culture molto tradizionali, profonde, ricche, no? E per questo penso che il vostro lavoro sia stato molto intenso. Grazie tanto. Si posso rubare il microfono per un secondo? La prima domanda è di Sagrario Ruiz di Apodaca, della Radio Nazionale di Spagna. Buonasera Santo Padre, grazie. Io faccio la domanda in spagnolo con il permesso dei miei colleghi italiani, perché non mi fido ancora del mio italiano. Ma se lei vuole rispondere in italiano sarebbe perfetto per tutti. La crisi dei Rohingya è stata al centro di gran parte di questo viaggio in Asia. Ieri lei finalmente ha pronunciato questo nome in Bangladesh ed è rimasto con la voglia di... gli sarebbe piaciuto nominare già nel Myanmar questa parola, Rohingya. E cosa ha sentito ieri quando gli ha chiesto perdono? Non è stata la prima volta, ieri, varie volte in pubblico, da Piazza San Pietro, in un Angelus e poi in un'udienza, li ho nominati, ma in questo viaggio... Sì, ma volevo sottolineare che già si sapeva quello che io pensavo e quello che dicevo. Ma la sua domanda è molto interessante perché mi porta... La sua domanda è interessante perché mi porta a riflettere su come io cerco di comunicarmi. Per me la cosa più importante è che il messaggio arrivi. E per questo cercare di dire le cose passo a passo e ascoltare le risposte affinché arrivi il messaggio. E per esempio, un esempio della vita quotidiana. Un ragazzo, una ragazza, nella crisi dell'adolescenza, può dire quello che pensa, ma buttando la porta in naso all'altro e il messaggio non arriva, si chiude. A me interessa che questo messaggio arrivasse. Per questo ho visto che se nel discorso ufficiale avesse detto quella parola, dava la porta in naso. Ma ho descritto le situazioni, i diritti, nessuno escluso, cittadinanza. E per permettermi nei colloqui privati di andare oltre, io sono rimasto molto soddisfatto dei colloqui
che ho potuto avere, perché è vero, non, diciamo così, non ho avuto il piacere di buttare la porta in naso pubblicamente, una denuncia, no, ma ho avuto la soddisfazione di dialogare, di far parlare l'altro, di dire la mia, e così il messaggio è arrivato. E a tal punto è arrivato che è continuato, continuato, e finito ieri con quello, no? E questo è molto importante nella comunicazione, no? La preoccupazione che il messaggio arrivi. Tante volte denunce anche nei media, no? Ma non voglio offendere, ma con qualche cosa di aggressività chiudono il dialogo, chiudono la porta e il messaggio non arriva, no? E voi che siete specialisti in far arrivare dei messaggi, capite bene questo. Lei ha detto, cosa ho sentito ieri? Questo non era programmato così. Io sapevo che incontrerei i Rohingya, non sapevo dove, come, ma questo era condizione del viaggio per me, e si preparavano modi. Dopo tante gestioni anche col governo, con la Caritas, che il governo ha permesso questo viaggio di questi che sono venuti ieri, perché per il problema è per il governo che li protegge e gli dà ospitalità, e questo è grande quello che fa il Bangladesh. Per loro è grande, è un esempio di accoglienza, paese piccolo, povero, che ha ricevuto 700.000, ma io penso a paesi che chiudono le porte. Dobbiamo essere grati per l'esempio che ci hanno dato. E il governo deve muoversi per i rapporti internazionali con il Myanmar, con permessi, dialogo, perché sono in campo rifugiati, uno stato speciale. Ma alla fine sono venuti spaventati, non sapevano, anche qualcuno lì le aveva detto, voi salutate il Papa, dire nulla, e così, qualcuno che non erano del governo del Bangladesh, no? La gente che si occupava dei tramiti. A certo punto, dopo il dialogo interreligioso, la preghiera interreligiosa, questo ha preparato il cuore di tutti noi, no? Eravamo religiosamente molto aperti, io almeno mi sentivo così. E è arrivato il momento che loro venissero per salutarmi. In fila, India. Quello non mi è piaciuto, ma uno, l'altro. Ma poi subito volevano cacciarli via dal scenario. E io lì mi sono arrabbiato. Io ho sgridato un po'. Sono peccatore. E ho detto tante volte la parola rispetto, rispetto, fermato, e loro sono rimasti lì. Poi di averli sentito uno a uno con l'interprete che parlavano la loro lingua, io cominciai a sentire cose dentro. Ma io non posso lasciarle andare senza dire una parola. Io ho chiesto il microfono e
incominciai a parlare, non ricordo cosa ho detto, so che a un certo punto ho chiesto perdono, credo due volte, non ricordo, ma la sua domanda è cosa ha sentito. Nel momento io piangevo, cercavo di che non si vedesse, loro piangevano pure. E poi ho pensato che eravamo in un incontro interreligioso e i leader delle altre tradizioni religiose e religiosi erano lontani. No, venite voi anche, questo è il Rohingya di tutti noi. E loro hanno salutato lì. E io non sapevo cosa dire di più perché le guardavo, salutavo e ho pensato, tutti noi abbiamo parlato, i leader religiosi, ma uno di voi che faccia una preghiera, uno dei vostri, e quel, credo che era un imam o un, diciamo un chierico, fra virgolette, della loro religione, che ha fatto quella preghiera. Anche loro hanno pregato lì con noi, no? E visto tutto il trascorso, tutto il cammino, io ho sentito il messaggio è arrivato. No? Non so se ho soddisfatto la sua domanda, ma parte era programmato, ma la gran parte è uscita spontaneamente, no? Poi oggi è stato, mi hanno detto, un programma fatto di uno di voi, non so se è qui o non è qui, la TC1, è un programma lungo, chi lo ha fatto, lei sa? Sta lì in Bangladesh ancora, TG1. E che poi è stato ripetuto nella TC4, non so. E io non l'ho visto, ma alcuni che stanno qui l'hanno visto. E una riflessione, il messaggio è arrivato non solo qui. E voi avete visto oggi le copertine dei giornali, tutti hanno recepito il messaggio e io non ho sentito alcuna critica, forse ci siano, ma non ha sentito. Grazie. E la prossima domanda è di George Kalavayalil, un indiano che fa viaggio per le di Pika Delhi. Holy Father, hope your two-nation South Asia trip was a huge success. Il viaggio è stato un grande successo. We know that you wish to go to India too in this trip. Sappiamo che lei voleva andare in India. What exactly was the reason? È stato un grande successo, ma che cosa l'ha portato a scegliere di non andare proprio in India, perché ci sono tanti milioni di persone lì e noi abbiamo ancora la speranza che le visiti l'India l'anno prossimo. L'aspettiamo in India nel 2018. In 2018, ma qual era il motivo perché non poteva andare? Sì, il primo piano era andare in India, Bangladesh, ma poi le tramitazioni per andare in India sono ritardate, il tempo premeva e ho scelto questi due paesi. Bangladesh è rimasto, ma col Myanmar. È stato provvidenziale perché visitare India ci vuole un solo viaggio. Che tu devi andare al sud, al centro, all'est, all'est, al nord, di qua.
per le diverse culture dell'India, no? Spero poter farlo nel 18 se vivo, ma l'idea era India e Bangladesh, ma poi il tempo ci ha costretto a fare questa scelta. Grazie. E adesso del gruppo francese, Santo Padre Etienne Loreler di KTO, che è la televisione francese cattolica. Santità, c'è una domanda del gruppo di giornalisti della Francia. Alcuni oppongono il dialogo interreligioso e l'evangelizzazione. Durante questo viaggio lei ha parlato del dialogo per costruire la pace, ma qual è la priorità? L'evangelizzazione? Ma qual è la priorità? Evangelizzare o dialogare per la pace? Perché evangelizzare significa suscitare conversioni che provocano tensioni e a volte provocano conflitti tra i credenti. Dunque, qual è la sua priorità? Evangelizzare o dialogare? Grazie. Prima distinzione. Evangelizzare non è fare proselitismo. La Chiesa cresce non per proselitismo, ma per attrazione, cioè per testimonianza. Questo lo ha detto Papa Benedetto XVI. Com'è l'evangelizzazione? Vivere il Vangelo e testimoniare come si vive il Vangelo, testimoniare le beatitudini, testimoniare Matteo 25, testimoniare il buon samaritano, testimoniare il perdono 70 volte 7. E in questa testimonianza lo Spirito Santo lavora e ci sono delle conversioni. Ma noi non siamo molto entusiasti per fare subito le conversioni, no? Se vengono, aspettano, si parla, la tradizione vostra, cercare che una conversione sia la risposta a qualcosa che lo Spirito Santo ha mosso nel mio cuore davanti alla testimonianza dei cristiani. Nel pranzo che ho avuto con i giovani la giornata della gioventù a Cracovia, una quindicina di giovani di tutto il mondo, uno mi ha fatto questa domanda: cosa devo dire a un compagno di università, amico, bravo, ma che è ateo? Cosa devo dirle per cambiarlo, per convertirlo? La risposta è stata questa: l'ultima cosa che tu devi fare è dire qualcosa. Tu vivi il tuo Vangelo e se lui ti domanda perché fai questo, gli puoi spiegare perché tu lo fai e lascia che lo Spirito Santo lo attivi. Questa è la forza e la mitezza dello Spirito Santo nelle conversioni. Non è un convincere mentalmente con apologetiche, ragioni. È lo Spirito che fa la conversione. Noi siamo testimoni dello Spirito, testimoni del Vangelo. Testimoni è una parola greca che si dice martire, il martirio di tutti i giorni, il martirio anche del sangue quando arriva, no? E la sua domanda: cosa è prioritaria?
la pace o la conversione. Ma quando si vive con testimonianza e rispetto, si fa la pace. La pace incomincia a rompersi in questo campo quando incomincia il proselitismo. E ci sono tanti modi di proselitismo. Questo non è evangelico. Non so se ho risposto. Grazie Santità. Adesso del gruppo anglofono Joshua McElwee, the National Catholic Reporter. Grazie tante Santità. È un cambio di tema totale. Durante la Guerra Fredda, Papa San Giovanni Paolo II ha detto che la politica mondiale di deterrenza nucleare era giudicata come moralmente accettabile. Il mese scorso lei ha detto a una conferenza sul disarmo che lo stesso possesso di armi nucleari è da condannare. Che cosa è cambiato del mondo che ha spinto lei a fare questo cambiamento? Che ruolo hanno avuto gli insulti e le minacce fra il presidente Trump e Kim Jong-un nelle sue decisioni? E lei che cosa dice ai politici che non vogliono rinunciare agli arsenali nucleari e neanche a diminuirli? L'ultima domanda, cosa dice ai politici? Diminuirli, abbassare le armi nucleari. Io preferirei che si facessero prima le domande sul viaggio. Lo dico a tutti, ma faccio un'eccezione perché lui ha fatto la domanda. Ma adesso finiamo con tutto del viaggio. Poi io vorrei dire qualcosa sul viaggio e poi vengono le altre domande. E cosa è cambiato, no? Ma è cambiata la irrazionalità. A me mi viene in mente l'enciclica Laudato Si, la custodia del creato, della creazione. Dal tempo che Papa San Giovanni Paolo II ad oggi ha detto questo sono passati tanti anni. Quanti? Tu hai la data? Tu hai la data? 82. 82, 92, 2002, 2012 e 4. È 34 anni. E nel nucleare in 34 anni si è andato oltre. Oggi siamo al limite, questo si può discutere, ma è la mia opinione, ma la mia opinione è convinto, sono convinto. Siamo al limite della lecitù di avere e usare le armi nucleari. Perché? Perché oggi, con l'arsenale nucleare così sofisticato, rischia la distruzione dell'umanità, o almeno di gran parte dell'umanità. E questo collego con Laudato Si, no? Che cosa è cambiato? Questo, no? La crescita dell'armamento nucleare. È cambiato pure, sono sofisticati e anche crudeli, anche sono capaci di distruggere le persone lasciando senza toccare le strutture, ma siamo al limite. E perché siamo al limite, io mi faccio questa domanda, questo non come magistero pontificio, ma è la domanda che si fa un Papa. Oggi è lecito mantenere
gli arsenali nucleari come stanno? O oggi, per salvare il creato, salvare l'umanità, non è necessario andare indietro? Torno a una cosa che l'avevo detta, che è dei Guardini, non è mia. Ci sono due forme di incultura. Prima l'incultura che Dio ci ha dato per far la cultura, col lavoro, con l'investigazione, e avanti fare cultura, ma pensiamo alle scienze mediche, tanto progresso, tanta cultura, alla meccanica, a tante cose. E l'uomo ha la missione di fare cultura dalla incultura ricevuta. Ma arriviamo a un punto dove l'uomo ha in mano, con questa cultura, la capacità di farne, di fare un'altra incultura. Pensiamo a Hiroshima e Nagasaki. E questo 70 anni fa, 60 anni fa. La distruzione. E anche questo succede quando anche nell'energia atomica non si riesce ad avere tutto il controllo, no? Pensate agli incidenti dell'Ucraina. Per questo, tornando alle armi, che sono per vincere distruggendo, io dico siamo al limite della lecitù. Grazie Santità. Subito. Adesso mi hanno fatto segno che le domande cambiano da viaggio a altri, quindi se lei vuole dire qualcosa sul viaggio. Mi piacerebbe qualcuna di più sul viaggio, perché sembrerebbe che non è stato tanto interessante, no? Dio gli viene. Ha trovato un altro sul viaggio, viene adesso. Dio gli Gallagher di CNN. Santità, non so quanto lei può rispondere, ma sono molto curiosa del suo incontro con il generale Klein, perché io ho imparato molto su questa situazione stando qua, e ho capito che insomma, a parte Aung San Suu Kyi, ma c'è anche questo militare che è molto importante nella crisi, e che lei abbia incontrato di persona, che tipo di incontro era, come fa a parlare con lui? Grazie. Furba la domanda, bella. Ma bella, bella. Ma io distinguerei fra due incontri, due tipi di incontri. Gli incontri che io sono andato a trovare la gente, e gli incontri nel quale io ho ricevuto gente. Questo generale, lui ha chiesto di parlare, l'ho ricevuto. Io mai chiudo la porta. Tu chiedi di parlare, vieni. Parlando non si perde nulla, si guadagna sempre. No? È stata una bella conversazione. Io non potrei dire perché è stata privata,
Ma io non ho negoziato la verità, vi assicuro. Ma l'ho fatto da tal modo che lui capisse un po' che una strada, come era nei brutti tempi, rinnovata oggi, non è viabile. È stato un bel incontro, civilizzato, e anche lì il messaggio è arrivato. Grazie Santità, e credo che Jerry O'Connell si possa passare qui a Cambia Condiglia. Grazie. Grazie padre. La mia un po' uno sviluppo della domanda di Delia. Lei ha incontrato Aung San Suu Kyi, il presidente, i militari, il monaco che crea un po' di difficoltà, e poi lei è andato in Bangladesh, ha incontrato anche il primo ministro, il presidente e leaders islamici lì e leaders buddhisti in Myanmar. La mia domanda: cosa lei porta via da tutti questi? Qual è la sua analisi di tutti questi incontri? Qual è prospettive per il futuro in uno sviluppo migliore in questi due paesi e nella situazione anche della Rohingya? Non sarà facile per andare avanti in uno sviluppo costruttivo, e non sarà facile per qualcuno che volesse andare indietro. Siamo in un punto che si devono studiare le cose. Qualcuno, non so se è vero, ma non ha detto che lo stato del Rakhine è uno stato molto ricco in pietre preziose e che forse ci fossero interessi di essere una terra un po' senza gente per lavorare, ma non so se è vero questo. Per questo sono delle ipotesi che si dicono, anche sull'Africa se ne dicono tante, no? Ma credo che siamo in un punto dove non sarà facile andare avanti nel senso positivo, e non sarà facile andare indietro, perché la coscienza oggi dell'umanità, il fatto, e torno ai Rohingya, che le Nazioni Unite hanno detto che i Rohingya sono oggi la minoranza religiosa e etnica più perseguitata del mondo, questo è un punto che chi qui deve andare indietro li deve fare peso, no? Stiamo in un punto lì che col dialogo e incominciare un passo, un altro passo, forse mezzo passo indietro, due avanti, ma come se fanno le cose umane, con benevolenza, con dialogo, mai con aggressione, mai con la guerra, no? Non è facile, ma è un punto di svolta, no? Si fa questo punto di svolta per il bene, o si fa questo punto di svolta per tornare indietro? Ah sì, la speranza io non la perdo, no? Perché io sinceramente, se il Signore ha permesso questo che abbiamo vissuto ieri, e che abbiamo vissuto in maniera più riservata, tranne i due discorsi, sì? Il Signore
permette qualcosa per promettere altri, no? Io ho speranza cristiana, no? Ma mai si sa. C'è qualcosa sul viaggio ancora? Ok. Valentina? Andiamo al francese. Vabbè, sono due. Sul viaggio è una domanda che volevamo fargli prima e poi non è andata. E noi vorremmo sapere, un Papa che tutti i giorni parla di profughi, rifugiati, migranti, voleva andare lei nel campo profugo dei Rohingya? E perché non ci è andato? Sì. No, però mi avrebbe piaciuto andare. Mi avrebbe piaciuto andare, ma non è stato possibile. Si sono studiate le cose, no? E non è stato possibile. Per vari fattori, anche il tempo, anche la distanza lì, ma altri fattori pure, no? Ma il campo profughi è venuto, no? Come rappresentanze, no? Ma mi avrebbe piaciuto, quello è vero, ma non è stato possibile. E lì uno, okay. E lei chi viene? Enzo? Che lei decide, lei sceglie, lei. No, io ho visto lì che aveva la mano. Okay. Sentite, grazie. Volevo chiederle due cose velocemente. Una sulla globalizzazione, perché abbiamo visto soprattutto in Bangladesh, ed è motivo della domanda legata al viaggio, che è un paese che sta cercando di uscire dalla povertà, ma con dei sistemi che sembrano per noi veramente pesanti. Siamo stati a vedere il Rana Plaza, questo luogo dove è crollato l'edificio che era usato per le industrie tessili, no? 1.100 persone morte, 5.000 feriti, per 60 euro al giorno lavoravano, e nel nostro ristorante per mangiare un piatto di pasta e una pizza si pagavano 50 euro. E allora questo sembra incredibile, no? Secondo lei, da quanto ha visto e quanto ha sentito, è possibile uscire da questo meccanismo? E poi l'altra cosa è questa che abbiamo pensato tutti. Sulla questione Rohingya sembrava che ci fosse anche la voglia di intervenire da parte dei gruppi jihadisti, Al-Qaeda, ISIS, che erano subito, pare, cercavano di farsi loro tutori di questo popolo, della libertà di questo popolo. È interessante che il capo della cristianità si sia mostrato più amico, in qualche maniera, di questi gruppi estremisti. È giusta questa sensazione? Vengo dalla seconda. C'erano gruppi terroristi lì che cercavano di approfittare la situazione del Rohingya, che sono gente di pace. Questi sono, come tutte le etnie e tutte le religioni, sempre c'è un gruppo fondamentalista, anche noi cattolici ne abbiamo, e i militari giustificano il loro intervento per questi gruppi. Io non ho scelto a parlare con questa gente, io ho scelto a parlare con le vittime di questa gente, perché le vittime era il popolo Rohingya, che di una parte soffriva quella discriminazione e dall'altra parte era difenduto dai terroristi. Ma poveretto, era due. E il governo del Bangladesh ha una campagna molto forte, così mi hanno detto i ministri, di tolleranza zero al terrorismo, no? E non solo per questo, per evitare altri punti, no? Ma questi che si sono arruolati all'ISIS, benché siano Rohingya, ma il gruppetto fondamentalista estremista piccolino, ma questo fanno gli estremisti, giustificano l'intervento
che ha distrutto buoni e cattivi. E la globalizzazione, no? La prima domanda. La prima domanda. Sta cercando di uscire dalla globalizzazione, ma a prezzo altissimo, con questa gente sfruttata, no? Per pochi soldi. È uno dei problemi più seri. Ho parlato di questo negli incontri personali. Loro sono coscienti di questo. Sono coscienti pure che la libertà fino a un certo punto è condizionata, non solo dai militari, ma dei grandi trust internazionali, e hanno puntato sull'educazione. E credo che è stata una scelta saggia. E ci sono piani di educazione, ma hanno fatto vedere percentuale degli ultimi anni come è discesa la non educazione abbastanza, no? Questo è la scelta loro, ma magari vada bene, no? Perché loro sostengono che con educazione il paese andrà su. Grazie Santità. C'è Genois delle Figaro. Buonasera. Oggi dunque Birmania è il paese da dove viene. Prima di questo lei è andato in Corea, Filippine, Sri Lanka. Dà l'impressione di fare un giro intorno alla Cina. Dunque due domande sulla Cina. È in preparazione un viaggio in Cina? E seconda domanda, quale cose ha imparato da questo viaggio sulla mentalità asiatica e anche su questo, in vista di questo progetto di Cina? Qual è la lezione per lei dell'asiatico? Per favore, ripeta, quante cose ho imparato di questo viaggio su? Per questo progetto di Cina. Quali sono le cose che lei ha imparato sull'Asia questa volta? Perché dà l'impressione che fa un giro intorno alla Cina, ma la Cina è sempre chiusa per il momento. Mettere il naso in Cina. Oggi la signora consigliere di Stato del Myanmar si è recata a Pechino. Si vede che ci sono dei dialoghi lì. Pechino ha una grossa influenza sulla regione, perché è naturale. Il Myanmar non so quanti chilometri di frontiera ha lì, no? Anche nelle messe c'erano cinesi che sono venuti. Credo che in questi paesi che girano, la Cina, anche il Laos, la Cambogia, hanno bisogno di buoni rapporti, sono vicini, no? E questo io lo sembro saggio, politicamente costruttivo, se si può andare avanti, no? È vero che la Cina oggi è una potenza mondiale, se la vediamo di questa parte, può cambiare il panorama, ma saranno i politicologi a spiegarci, io non posso, non so, ma mi sembra naturale che abbiano un bel rapporto, no? Il viaggio in Cina non è in preparazione, state tranquilli, per il momento non è in preparazione, ma tornando dalla Corea, quando mi hanno detto che eravamo attraversando terra cinese, se volevo dire qualcosa, che mi piacerebbe tanto visitare Cina. Piacerebbe, non è una cosa nascosta. Le trattative con Cina, con la Cina, sono di alto livello culturale. Oggi, per esempio, in questi giorni, c'è una mostra dei Musei Vaticani in Cina. Poi ne sarà una, o è stata una, non so, dei musei cinesi nel Vaticano.
i rapporti culturali, scientifici, professori, preti che insegnano in università statali cinesi, ce ne sono, è una cosa. Poi è il dialogo politico, soprattutto per la Chiesa cinese, con quella storia della Chiesa patriottica, la Chiesa clandestina, che si deve andare passo a passo con delicatezza, come si sta facendo lentamente. Credo che in questi giorni, oggi incomincerà una seduta o domani a Pechino della commissione mista, no? E questo con pazienza, no? Ma le porte del cuore sono aperte, no? E credo che farà bene a tutti un viaggio in Cina. A me piacerebbe farlo. Grazie Santità. Era una domanda più o meno sul viaggio, però se rimaniamo sul viaggio, ABC News viene. Che... facciamo. Sorry. Shall I sit here? Apologies, I don't speak any Italian, but thank you very much for having me on your plane. It's the first time I've been. I just want to ask if you have seen how much criticism Aung San Suu Kyi has received. Vorrei sapere se lei ha visto tanto critica ha ricevuto Aung San Suu Kyi in questi giorni. And if you think that the criticism that she's received for not having spoken enough about the Rohingya is fair. La critica per non aver parlato della Rohingya. Ho sentito tutto quello. Ho sentito le critiche, anche ho sentito la critica di non aversi recato alla provincia del Rakhine. Poi lei è andata una mezza giornata più o meno, no? Ma nel Myanmar è difficile valutare una critica senza chiedere: è stato possibile fare questo? O come sarà possibile fare questo? Questo non voglio dire che non sia stato uno sbaglio andare o non andare, ma nel Myanmar la situazione politica è una nazione in crescita, politicamente in crescita, è una nazione di transizione che ha tanti valori culturali della storia, ma politicamente è in transizione e per questo le possibilità devono valutarsi anche da quest'ottica. In questo momento di transizione sarebbe stato possibile o no fare questo o quell'altro, e vedere se è stato uno sbaglio o non è stato possibile, non solo per la signora consigliere di Stato, anche per il Presidente, per i deputati, per il Parlamento, no? Nel Myanmar si deve avere sempre, vedere avanti la costruzione del paese, e lì si fa, come ho detto all'inizio, due passi in avanti, uno indietro, due in avanti, uno indietro. La storia ci insegna questo, non so rispondere altrimenti con le poche conoscenze che ho sul posto. E io non vorrei cadere nel di quello che faceva un filosofo argentino che era invitato a dare delle conferenze a paesi dell'Asia una settimana. E quando tornava scriveva un libro sulla realtà di quel paese.
Questo è presuntuoso. Grazie Santità. Uno su viaggio ancora. Qualcuno ha chiesto su viaggio, Pulella. Sì, vorrei tornare sul viaggio se è possibile. L'incontro con il generale era originalmente previsto, credo, per giovedì mattina, se non sbaglio, no? Con i generali. E invece lei doveva vedere prima Aung San Suu Kyi. Quando il generale ha chiesto di vederla prima, cioè proprio il giorno dell'arrivo, secondo lei era un modo di dire qui comando io, lei deve vedere me per prima? E in quel momento lì lei si è sentito forse, non so, che lui o loro volevano manipolarla? Capito. La richiesta è stata perché lui doveva viaggiare in Cina. E se... In ogni caso che succedano queste cose, se io posso spostare l'appuntamento lo faccio, no? Le intenzioni non so, ma a me interessava il dialogo. Un dialogo chiesto da loro e che loro venissero da me. Non era prevista la mia visita lì, no? E credo che era più importante il dialogo che il sospetto che fosse proprio quello che lei dice. Noi comandiamo qui, siamo i primi. Posso chiedere se, senza, lei ha detto che non può dire cosa ha detto durante gli incontri privati, però posso chiedere almeno se durante quell'incontro ha usato la parola Rohingya con i generali? Io ho usato le parole per arrivare al messaggio, e quando ho visto che il messaggio era accettato ho osato dire tutto quello che volevo dire. Intelligenti Pauca. Grazie Santità. Ma la signora mi aveva chiesto prima. È l'ultima. Buonasera Santità, io della mia parte ho una domanda, perché ieri quando abbiamo stato con i preti che hanno fatto i suoi voti, ho pensato se non hanno paura di essere preti cattolici in questo momento della vita cattolica in questo paese, e se loro hanno chiesto a lei, a sua santità, cosa fa quando la paura arriva e non sanno che fare. Questo è il primo viaggio, no? Sì. Ma imite Valentina, eh? Sì, Valentina del Messico del Distretto Federale. Sì, come Valentina del Messico del Distretto Federale, della capitale. Il Città del Messico. Loro, io ho l'abitudine sempre di 5 minuti prima dell'ordinazione parlare con loro in privato, no? E sono sembrati sereni, tranquilli, coscienti, avevano coscienza della missione, poveri, normali, no? Una domanda che ho fatto: e giocate il calcio? Sì, tutti, no? Questo è importante. Una domanda teologica, ma quello della paura non l'ho percepito. Loro sanno che devono essere vicini al loro popolo. Quello sì. Si sentono che devono essere attaccati al popolo. E questo mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto. Poi ho parlato con
con i formatori o con qualche vescovo e mi ha detto: prima di entrare in seminario si fa un preseminario, al punto che imparino tante cose, anche abitudini, anche imparino perfettamente l'inglese. Quando, questo per dire una cosa pratica, non sanno l'inglese, incominciano il seminario. Dal punto che l'ordinazione non è a 23, 24, sino 28, 29 anni, no? Più o meno. Sembrano bambini, perché loro sembrano tutti giovani, tutti, anche i grandi. No, ma li ho visti sicuri, ma quello sì, avevano vicini al loro popolo, questo sì. E ci tengono, perché ognuno di loro appartiene a un'etnia, e questo ci tengo. Grazie. Vi ringrazio perché mi dicono che è passato il tempo, ringrazio le domande, ringrazio tutto quello che voi avete fatto. E cosa pensa il Papa del suo viaggio? A me il viaggio mi fa bene quando riesco a incontrare il popolo del paese, il popolo di Dio, no? Quando riesco a parlare o incontrarli o salutarli o incontri con la gente, no? Abbiamo parlato degli incontri con i politici, sì, è vero, si deve fare con i preti, con i vescovi, ma con la gente. Questo, il popolo che è proprio il profondo di un paese, popolo. E questo, quando trovo quello, quando riesco a trovare, lì sono felice. Vi ringrazio tanto del vostro aiuto, grazie tante, e grazie delle domande, anche delle cose che ho imparato dalle vostre domande. Grazie. Grazie, buona cena. Grazie, Santità, buon riposo.